violenze sessuali commessi da membri del clero nei confronti soprattutto di minorenni sono legate a una cultura sessuofobica che ha come diretta conseguenza che dalla sessuofobia si passi alla violenza sessuale. Il cardinale Ratzinger, insieme al cardinale Bertone, che oggi uno papa e l'altro ministro degli esteri della città del Vaticano, decidono attraverso una lettera, De Delictis Gravioribus, di far sapere ai vescovi di tutto il mondo che il documento del 62 è tuttora valido, ma quel documento nessuno lo conosceva, era un documento segreto. E quindi è solo nel 2001 che si viene a conoscenza dell'esistenza di un documento segreto che parlava proprio di come trattare i casi che loro chiamano crimine di sollecitazione, che suona meglio di pedofilia. Se parli in latino, le tue frasi acquistano un'autorevolezza incredibile. Beh, era giustificato dal fatto che c'erano sempre maggiori casi che venivano fuori, soprattutto in America, ma non soltanto. Solo che in America c'era una giustizia che funzionava, cioè faceva il proprio dovere, cioè indagava, cioè condannava, cioè chiedeva risarcimenti alle diocesi, perché vi era l'uso, nel momento in cui il vescovo veniva a conoscenza che un prete fosse pedofilo, di trasferirlo in un'altra parrocchia, non di rimuoverlo, di trasferirlo, cioè di commettere altre violenze. Questo è un documento segreto da conservare diligentemente in curia. Non deve essere commentato, deve essere solo applicato. Allora io da grande mi faccio prete. Contiene tutta una serie, oltre 20 allegati. Sono le formule con le quali i pedofili possono redimersi. Un po' di preghiere, qualche scusa e si ricomincia da capo. Regolamentata nei minimi dettagli. La giostra della pedofilia è lì. This is Father Oliver O'Grady, a former Catholic priest. Hi Sally, how you doing? Come here, I want to give you a hug. On Sunday mornings, after Fortune had abused me, he'd leave me in his bed. And I remembered that he used to come back after saying first mass. I'm going to apply the seal of confession to you so that you must never talk about this and it will be kept secret. A incuriosirmi fu il comportamento del vescovo che aveva trasferito il prete diverse volte. Il Boston Globe aveva avuto accesso a documenti che provavano come il cardinale Law fosse a conoscenza dei numerosi abusi perpetrati da John Gagan, un prete di Boston. Pur sapendo, Law aveva continuato a trasferirlo da una parrocchia all'altra. Non basterà chiedere scusa. Ci sono delle responsabilità soggettive, oggettive, che devono essere prese in considerazione dalla giustizia civile. C'eravamo arrivati vicino nel 2005 in America, quando Daniel Shi, un avvocato di Houston, chiamò il cardinale Ratzinger, il tribunale, a rispondere di quella sua lettera del 2001. C'eravamo. Di lì a pochi mesi il cardinale Ratzinger, prima di recarsi in tribunale, viene eletto papa. Benedict XVI. Subito dopo chiede alle autorità americane di poter usufruire dell'immunità diplomatica. Weißt du, wie der Titel heißt? Immunità diplomatica che il presidente Bush gli concede prontamente. Io credo che Dio voglia che tutti quanti siano liberi, ecco cosa credo. E questo fa parte della mia politica estera. Sentir dire oggi siamo disposti a collaborare con la giustizia. Non c'è bisogno di parole, basta consegnare i dossier che dal 2001 hanno deciso dovessero essere soggetti al segreto pontificio. D'ora in poi il cardinale Ratzinger e il cardinale Bagnasco dicono che c'è solo una via, segnalarlo all'autorità giudiziaria del paese in cui vengono commesse queste violenze. Alleluia, 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 alleluia.
poi dovrà venire qualcuno a chieder conto. Dovremmo chieder conto non solo al cardinale Ratzinger, al cardinale Bertone, dovremmo chiedere conto alla magistratura, che non vede, non sente, non legge i giornali, ormai non legge nemmeno i giornali, perché ormai anche sui giornali italiani è diventato palese che c'è un problema.